tempo libero, dunque, un ambito con molte proposte già indicate. Il gruppo era costituito per la maggior parte di cittadini intervenuti, interessati proprio a questa presentazione, ma non avevano partecipato all'elaborazione delle prime domande, ma si sono, diciamo, ritrovati. Soprattutto siamo partiti dal primo tema, quello dei mulini e le cascine come museo, spaziando poi su alcune tematiche, soprattutto il discorso di fruibilità del parco come conoscenza, come indicazione, come aiuto a percorrerlo, quindi sia dal punto di vista fisico, che ci siano i tragitti in sicurezza, anche sia dal punto di vista proprio della conoscenza e della diffusione di questo parco, della conoscenza delle persone, dai bambini agli adulti e quindi come scuola e come tempo libero. Diciamo che sono state affrontate delle tematiche molto importanti che per certi versi sono indicazioni che speriamo che vadano appunto alle amministrazioni per trovare poi la chiave di risposta. In particolare per quanto riguarda appunto, i mulini e le cascine, quelli che non sono ancora fruibili proprio perché sono privati, quindi non sempre possono essere resi accessibili al pubblico. E qui si parlava dell'importanza di trovare delle modalità, uno per preservarli, quindi evitare che il privato, per motivi suoi, anche economici, ceda alle pressioni speculative o semplicemente l'interesse è suo e quindi ceda, diciamo, questi beni, ecco, che non sono soltanto beni immobili, ma beni anche culturali, ambientali, senza una supervisione, senza una garanzia di salvaguardia delle caratteristiche che hanno attualmente. E questo è un incarico che viene, diciamo, un'attenzione che viene data alle amministrazioni, soprattutto però anche dal punto di vista sovralocale, quindi che si mettano, diciamo, concordino se non ci sono dei vincoli e dei nazionali, quindi ci si chiedeva se non erano già per caso protette. Si chiedeva poi eventualmente un accordo tra il pubblico e il privato proprio per garantire questo, incentivando l'utilizzo di queste cascine, di questi mulini come museo, sia incentivando appunto il proprietario e quindi dando magari anche degli aiuti per renderli accessibili, per mettere in sicurezza dove non lo sono, per renderli raggiungibili, quindi fare i percorsi che permettono appunto di arrivare, sia dal punto di vista di responsabilizzazione della comunità, quindi ecco, allargare il discorso del museo anche a tutto il resto della popolazione, che ha magari degli strumenti, delle memorie, ecco, un po' il percorso che è stato fatto proprio per l'ecomuseo del paesaggio. Ecco, continuarlo per salvaguardare tutto quello che può riempire, tra virgolette, questo museo. Il discorso si è poi appunto ampliato a quello che è più in generale la fruibilità, e quindi si parlava sia di mappe, qualcosa che vada oltre le perfezioni e approfondisca l'informazione che viene data da questa prima mappa, cioè qualcosa che serva al ciclista che deve percorrere la sua domenica dei tragitti, oppure alle scuole che devono percorrere, qualcosa di più fruibile, fino ad arrivare appunto alla mappatura con GPS per dare, ecco, informazioni dettagliate su dove inizia il parco, dove posso andare, quali sono i tragitti, quindi qualcosa che deve continuare in un'ottica di approfondimento con le varie caratteristiche, quindi percorsi a cavallo, si diceva percorsi ciclabili, eccetera. Tra i vincoli di coinvolgimento, ho già accennato appunto le amministrazioni, il ruolo dell'amministrazione, il ruolo dei privati, si parlava poi appunto di coinvolgimento forte delle scuole, c'era anche un insegnante che dava la sua testimonianza, aiutare, agevolare anche i contatti e l'accessibilità appunto a questi percorsi, a questi mulini, appunto in cascine che possono essere di interesse, ma anche delle organizzazioni, quindi coinvolgere le organizzazioni che offrano una visita guidata che rendano appunto appetibile, ma anche semplicemente gestibile, competitivo questo territorio alle Cinque Terre, come si diceva nell'esempio prima. Altre cose, ecco invece appunto i contributi singoli, avevo detto, c'erano molti.
singoli cittadini, chi ha appunto le competenze appunto sulla cartografica appunto di o di mappatura dei territori, chi appunto sulla, anche dal punto di vista della geografica, quindi anche con delle dei contributi anche di conoscenza, di studio di esempi nazionali e internazionali che possono essere utili, e appunto suggerimenti molto appunto anche sulla cartografia come può essere fatta. E quindi molti chiedevano come restare in contatto con questo percorso, chi rivolgersi, come essere invitati eventualmente per se dare il proprio contributo, sia per vedere come va lo stato dell'arte, se si procede. Mi sembra che le cose principali siano state queste, e mi scuso poi dopo.